L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa. Da marzo, chi acquista un parquet in legno riceverà in omaggio un viaggio da 2 o 6 persone in Italia o all'estero. Di Guarda chi c'è, siamo tornati a Fano Center, a Bellocchi di Fano, e parliamo di scherma con spade laser. Andiamo subito a conoscere l'associazione Saber Academy. Subito a conoscere questa disciplina sportiva che è la scherma con le spade laser, e lo facciamo insieme al presidente della SD Saber Academy, Luca Zanutel, che saluto subito. Salve Luca. Ciao. Benvenuto intanto a Guarda chi c'è, grazie per essere con noi, perché ci presenti uno sport nuovo oggi, la scherma con spade laser. Intanto io partirei proprio dalla vostra associazione, la SD Saber Academy. Chi siete, da quanto tempo siete nati? Siete molto giovani. Siamo molto giovani, abbiamo aperto a settembre dello scorso anno, del 17, e stiamo andando avanti con dei buoni risultati, tanto per cominciare, quindi fresca come attività. Bene, quanti siete? Siamo per ora 3 istruttori e 6 allievi che ci danno le nostre grandi soddisfazioni e proseguiamo così. In che cosa si differenzia questo tipo di sport rispetto a quelli simili? La differenza da questo sport ai simili è che, tanto per cominciare, lo strumento che utilizziamo per allenarci, che è una riproduzione di quella che è appunto la famosa spada laser, costruita nel nostro caso appositamente per i combattimenti, quindi resistente agli urti e sicura nell'utilizzo. E la particolarità è che noi facciamo uno sport che è suddiviso in 8 tipologie di scherma diverse, in 8 diversi stili, ognuno dei quali viene in parte ripreso, prende spunto da stili già esistenti, come possono essere il kendo, la scherma italiana, la sciabola cinese, eccetera, eccetera, e riadattati a quello che può essere il loro utilizzo con uno strumento che è di fantasia, quindi caratterizzata da dei movimenti molto più fluidi e in parte, se vogliamo dire, anche coreografici, perché comunque sia le spade illuminate hanno la loro spettacolarità, specialmente al buio quando utilizzate. Molto bello, quindi, da vedere come sport, ma un vero e proprio sport, questo ci teniamo a dirlo, non un gioco. Assolutamente, ci tengo particolarmente a sottolineare che è una vera e propria disciplina sportiva, non è un corso dove insegniamo coreografie o dove ci presentiamo per fare spettacoli in costume o altro. No, la nostra è una scuola di scherma in tutto e per tutto, dove vengono studiate tecniche schermistiche efficaci. La particolarità è proprio questa spada, come è fatta? La spada, fondamentalmente, semplificando, è una torcia, in un certo senso, cioè ha una parte elettronica nell'impugnatura, dalla quale parte questo fascio luminoso che fondamentalmente è generato da un LED, e la luce si propaga per tutta quanta la lama, che chiaramente è studiata e fatta appositamente perché possa replicare l'effetto di quella che è la spada ad esempio nel film.
Ecco, il film infatti di quello di cui parliamo è Star Wars, perché appunto voi vi rifate un pochino a questo cult. Sì, esatto. Diciamo sì, chiamiamolo cult, direi che la parola adatta, ci rifacciamo a quello, come ti dicevo appunto è solamente un rifarsi a livello estetico, per quanto non utilizziamo come che sia, come dicevo, costumi, ma abbiamo la nostra divisa e si rifà per quanto riguarda l'estetica, quindi a vedere il combattimento sicuramente l'occhio cade e richiama immediatamente quella saga cinematografica. Luca, tu sei istruttore, come si diventa istruttore di scherma con spade laser? Ok, un sacco di pazienza e un sacco di voglia di imparare, soprattutto di voglia di insegnare, di trasmettere. E noi al momento non abbiamo ancora avuto modo di formare dei nuovi istruttori, ma siamo disponibilissimi a farlo, anche perché la nostra intenzione è, se tutto quanto dovesse andare bene, allargarci, ampliare la nostra attività, e basta frequentare i corsi e fare una richiesta particolare nella quale poi valutiamo di prendere sotto la nostra ala l'allievo più interessato a diventare istruttore e insegnargli cose tecnicamente un pochino più avanzate e soprattutto il metodo di insegnamento, quindi anche come porsi con i ragazzi, come spiegare le varie tecniche, eccetera. E parliamo adesso invece dei corsi, quelli proprio per imparare questa disciplina. Voi li organizzate e adesso siete proprio in pieno svolgimento? Sì, sì. E i corsi dal momento si tengono due volte a settimana, lunedì e mercoledì sera, dalle 21 alle 23 alla palestra Mondo Fitness di Pesaro. Poi per il prossimo anno vedremo se rimaniamo sempre nella zona limitrofa alla palestra di quest'anno, dipende soprattutto da quanto si amplierà il corso, quindi noi speriamo che il corso si amplierà e vedremo dove ci porterà insomma il prossimo anno accademico. E per farvi vedere parteciperete anche ad alcuni eventi? Sì, per ora ci hanno confermato la mezzanotte bianca dei bambini di Pesaro, che si terrà ancora, non ho la data precisa, ma nel mese di giugno, e sempre a Pesaro il Pesaro Comics nel mese di agosto. Per il resto saremo presenti anche a molti eventi organizzati dall'associazione WISP, come figuranti, come insomma per far vedere quella che è la nostra attività e eventualmente raccogliere nuovi iscritti e presentare appunto il corso. Certo, e appassionati di spade laser. Concludiamo con i vostri recapiti, contatti, sito internet, pagina Facebook? Sì, allora noi abbiamo la pagina Facebook, cyberacademy.org, la nostra pagina Facebook, nella quale trovano tutti quanti i contatti possibili e immaginabili, da numero di telefono, mail e quant'altro, per poterci contattare. Siamo mediamente sempre reperibili tutta la giornata, tutti i giorni, e aspettiamo nuove iscrizioni. Grazie allora a Luca Zanutel per essere stato con noi, presidente della SD Cyber Academy, e soprattutto buon proseguimento. Grazie tante e grazie a voi della disponibilità e dell'occasione per farci vedere un pochino. E io ringrazio anche il centro commerciale Fano Center a Bellocchi di Fano, che ci ha ospitato e che è anche nostro sponsor, insieme a Cenerelli Parquet, agenzia immobiliare Remax Orizzonti. Grazie anche a Leti Fashion in via Indipendenza 10 a Fano per il mio abbigliamento e a tutti voi che ci avete seguito. Guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa.
Da marzo chi acquista un parquet in legno riceverà in omaggio un viaggio da 2 o 6 persone in Italia o all'estero. L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero 1 al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero.